È un momento di gioia, di grande gioia per le pontificie opere missionarie in tutto il mondo. Siamo estremamente felici perché la Congregazione per le cause dei Santi ha reso noto il riconoscimento del miracolo attribuito a Pauline Jaricot, laica francese, fondatrice della Pontificia Opera per la propagazione della fede, la prima delle pontificie opere missionarie. Questo è un passo molto importante, significa che il suo impegno per la missione, fatto di preghiera e carità, parla ancora ed è ancora significativo oggi per la Chiesa universale. Lo dichiara all'agenzia Fides l'arcivescovo Gianpietro D'Altoso, presidente delle Pontificie Opere Missionarie e segretario aggiunto della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli, commentando la promulgazione del decreto della Congregazione delle Cause dei Santi. Sia lodato Gesù Cristo, carissimi fratelli, oggi 9 gennaio, come avrete potuto intuire, parleremo di Pauline Jaricot. È una figura particolare per me, particolare perché, come abbiamo visto, ci sono voluti veramente tanti anni perché lei potesse avere questo riconoscimento. È stata venerabile, serva di Dio, ma c'era qualche cosa che ancora mancava al suo carisma. È stata una persona che ha fatto grandi cose per Dio, ma nello stesso tempo Dio non le ha dato quelle gratificazioni che magari altre persone, facendo anche meno, hanno ricevuto di più. Ecco, la biografia che noi leggeremo tra poco ci farà capire quanto veramente quest'anima si sia spesa tutta per tutti e tutta per Dio. Poi faremo una riflessione finale e chiederemo l'intercessione di questa bellissima figura. Nell'anno in cui in Francia terminò la Rivoluzione francese e vide l'avvento al potere di Napoleone Bonaparte, primo console, con lo strascico del sorgere e cadere della Repubblica Partenopea a Napoli, appoggiata dai francesi a Lione, nasceva il 22 luglio 1799 Pauline Maria Jaricot. Settima figlia di una famiglia borghese di agiata condizione economica, suo padre era direttore di una segheria e fece dare a Pauline un'educazione, un'istruzione particolarmente accurata. Le darà per tutta la vita un'impronta di senso pratico nell'agire. Pur vivendo in una città al centro di eventi bellici, Lione, infatti, oltre ad essere stata un baluardo dei realisti durante la rivoluzione, venendo espugnata dal generale Kellerman, fu anche occupata dagli austriaci nel 1814-15. Pauline seppe riservare per sé lo spazio per una vita di intensa spiritualità, influenzata dal fratello maggiore Phileas, seminarista, interessato ai problemi missionari. Nel 1819 ebbe l'idea di un metodo organizzativo per la propagazione della fede. È lei stessa che lo racconta in una lettera all'abate Girodon nel 1858. Mentre stava vicino al fuoco, meditando come fare per dare vita al suo spirito missionario, le venne chiaro all'improvviso il piano di propagazione della fede. Ogni persona del suo cerchio familiare e di amici stretti avrebbe potuto raccogliere ogni settimana un soldo da 10 persone, compreso se stesso. Fra i 10 scegliere una persona che ispirava maggiore fiducia, che insieme ad altri capogruppo avrebbe fatto capo ad un'altra persona che avrebbe raccolto le loro offerte e a sua volta 10 di questi capogruppo, che rappresentavano ognuno 100 persone, facevano capo ad un'altra persona che sarebbe stato capo così di 1000 persone, che raccogliendo tutto l'avrebbe versato in un centro comune, una specie del sistema di vendita porta a porta odierno, oppure della cosiddetta catena di Sant'Antonio. Il Consiglio della Propagazione della Fede si riunì per la prima volta il 3 maggio 1822, costituito da un gruppo di laici impegnati nell'opera, che fu approvata da Pio VII nel 1823. La sua grande volontà di iniziative religiose portò Pauline Jaricot a fondare nel 1826 il Rosario Vivente e nel 1831 le Figlie di Maria, religiose senza uniforme, dedite interamente alle opere fondate, ponendosi così tra i precursori degli istituti laicali. Non tralasciò il mondo del lavoro, che vide Lione nel secolo XIX coinvolto in agitazioni operai di rilievo.
sensibile alle miserie della classe lavoratrice, fondò nel 1845 l'Opera delle Operaie, attrezzando perfino un'officina che diventò presto un'opera modello. Gli utili dovevano essere destinati agli operai stessi e alle opere loro destinate, ma la condizione dell'attività era superiore alle forze di Pauline, che venne anche ingannata da un affarista e quindi fallì. Come sempre capita, quando non sei più all'apice delle situazioni, man mano viene abbandonata da tutti e trovò rifugio solo in Dio. Le fu di sostegno la guida del santo curato d'Ars, Giovanni Maria Vianney. Pur essendo da tutti rispettata, fu iscritta nella lista dei poveri della città di Lione e morì in miseria il 9 gennaio 1862. Ecco carissimi, davanti a una grandezza come questa figura che ha fatto molto non solo nel mondo della fede ma anche per quanto riguarda le lotte operaie, le lotte sindacali, eppure tutti si sono dimenticati di lei anche quando era in vita, anzi soprattutto quando era in vita. Quindi come ben sappiamo il mondo ti sorride fino a che tu sei qualcuno, dal momento se stesso che cadi in rovina sei il primo ad essere abbandonato. Ecco, quando si parla di solidarietà, di carità e tutte queste forme di aiuto che poi in realtà non esistono, perché anche se tu puoi esserti speso per grandi e nobili azioni, quando diventi povero iniziano veramente queste distanze che nulla hanno a che fare con Dio e con l'umanità in genere. Ecco che veramente l'intercessione di Pauline Jaricot possa aiutarci a superare tutti quei momenti terribili che si pareranno davanti quando il mondo ci abbandonerà, perché si sa che se il mondo ti abbandona, Dio non lo fa. Se l'ho dato Gesù Cristo.